Oggi, 22 agosto, festeggiamo San Timoteo, martire del 303. Dei santi di nome Timoteo, il più celebre non è quello di oggi, e senza dubbio quello che la Chiesa celebra il 24 gennaio, quale discepolo prediletto e compagno di San Paolo, l'apostolo delle genti. Insieme con lui, Timoteo predicò e viaggiò attraverso l'Oriente, finché lo stesso San Paolo lo scelse come vescovo della città di Efeso, nella Lidia. A Timoteo, San Paolo diresse due delle sue lettere più importanti e anche più belle, specialmente la seconda, scritta dall'Apostolo dal carcere romano poco prima del martirio. Viene giustamente considerata come il testamento spirituale di San Paolo. Quanto a me, egli scrive, sono già offerto in libagione e il tempo della mia liberazione è vicino. Ho combattuto la buona battaglia, ho percorso la mia carriera, ho conservato la fede. Adesso è pronta per me la corona della giustizia. Cursum consummavi, fidem servavi. Le parole lapidarie di San Paolo sono restate nella coscienza cristiana come il motto scarno ed eroico che dovrebbe commentare e compendiare al tramonto della nostra giornata terrena il cursum, cioè la combattuta carriera spirituale di tutti i credenti. Anche Timoteo poté ripetere, dietro al suo grande maestro, di aver combattuto la buona battaglia e di aver percorso la sua carriera, conservando intatta la fede, quando egli stesso, poco dopo la morte di Paolo, affrontò il martirio ad Efeso, nella persecuzione di Traiano. Al confronto del discepolo di San Paolo, il San Timoteo di oggi, martire a Roma, più di due secoli dopo, sembra quasi oscuro. Egli non ha avuto un San Paolo ad illuminare la figura col riflesso della propria fulgida personalità. E anche le notizie sul suo conto sono scarse, per quanto antiche. Si sa che venne arrestato per ordine del prefetto Tarquinio e che subì molte torture, ebbe la testa tagliata con la spada e ciò dimostra che fu cittadino romano. Come luogo del martirio venne indicata la via Ostiense verso il mare di Roma. La leggenda aurea racconta come Timoteo, essendo gravemente tormentato dal prefetto di Roma e poi essendo sparta la calcina viva sopra le piaghe sue, ed egli in queste cose rendendo grazie a Domeneddio, due angeli gli stettero dinanzi e sì, gli dissero, leva sul capo e poni mente al cielo. Era guardando, vide il cielo aperto e Gesù Cristo che tenea una corona di gemme in mano e diceva lui, queste riceverai di mia mano. La qualcosa veggendo, un uomo che aveva nome Apollinari, fecesi battezzare. Laonde il prefetto li fece decapitare ambedue. La figura del santo quasi oscuro, che sembrava leggendaria o simbolica, ha preso nuova consistenza un secolo fa, grazie a colui che è chiamato il principe dell'archeologia cristiana, Giambattista de Rossi. Fu lui che esplorò, scoperse e mise in luce le più importanti catacombe romane. Disseppellì e identificò innumerevoli monumenti lasciati dalla fede come un lievito a lungo celato nel seno della città eterna.
Tra questi monumenti, il De Rossi ebbe la ventura di ritrovare proprio lungo la via Ostiense una cappella sotterranea sorta sulla memoria del martire Timoteo, con le tracce di una secolare venerazione. La cappella fu scavata proprio davanti all'abside della grandiosa Basilica di San Paolo fuori le mura, e il nome dell'Apostolo delle genti ritorna quindi anche per questo secondo Timoteo, non vissuto accanto a lui come il primo, ma che vicino a lui ebbe perpetuo riposo nella terra bagnata dal sangue dei martiri. Dalle due reliquie, quella di San Paolo e quella di San Timoteo, che fiancheggiano la via Ostiense come pietre miliari della santità, sembra levarsi il riconoscimento di una promessa mantenuta, di un impegno fermamente compiuto. Le parole del grande convertito di Tarso sono estese del santo quasi oscuro, il motto della vita eroicamente vissuta e santamente combattuta: cursum consummavi, fidem servavi. Oggi festeggiamo anche San Siforiano, martire nel secondo secolo, San Sigfrido, abate nel settimo secolo, Sant'Andrea di Fiesole, vescovo nel nono secolo, e tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.